Noi abbiamo vinto questa partita per 3-0 giocando gli ultimi minuti di gara con Alexandro Mezzala nel 3-5-2. Questo è un punto altissimo, altissimo, purissimo, livissimo per quella che è la concezione di negli ultimi minuti proprio difesa ad oltranza. Però ci sono anche degli spunti interessanti. Bisogna per forza di cose citarli. Devo dire la verità, non credo che sia stata una partita spettacolare quella di questa sera. Però Juventus vince 3-0 e quando vince 3-0 per forza di cose c'è da rendere i meriti a questa squadra che sta iniziando a trovare una continuità di gol pazzesca. Perché la Juventus in questo 2024, da quando è iniziato l'anno nuovo, 6-1 con la Salernitana, 1-2 con la Salernitana. Una volta in Coppa Italia, una volta in campionato, 4-0 col Frosinone e 3-0 con il Sassuolo. Significa 15 gol segnati e soltanto 2 gol subiti, tra cui un errore macroscopico della difesa e un passaggio letteralmente di Gatti all'attaccante avversario. Gatti che questa sera non era in campo poiché squalificato, a differenza dell'andata dove non era stato proprio lucidissimo. Ecco, diciamo così. Se ci riferiamo soltanto alla Serie A, invece la Juventus tra Salernitana e Sassuolo ha segnato 5 gol e ne ha subito uno. Quindi sono numeri importanti in questo inizio del 2024 per una Juve che sembra aver trovato anche un po' di smalto da quel punto di vista. Io credo che sia necessario per questa Juve, sia fondamentale, letteralmente fondamentale per questa Juve cercare di inseguire questi numeri qua, a maggior ragione perché Allegri ieri ha espresso un concetto che per me è condivisibilissimo, e cioè nella seconda parte di stagione, nel ritorno, diventa importante fare punti, diventa più difficile fare punti e quindi tutte le cose che si conquistano poi sul campo sono decisive perché non c'è più margine d'errore. Quindi Juve e Inter sono lì che stanno continuando a fare questa meravigliosa corsa testa a testa in questo scudetto che, devo dire la verità, mi sto godendo. Come dicevo anche prima in live, credo che sia doveroso sottolineare una cosa, cioè godiamoci questo momento, godiamoci questo percorso, perché se non ci godiamo il percorso, poi non possiamo goderci quello che eventualmente sarà il traguardo, ma sempre ricordandoci che non abbiamo ancora fatto niente. Questa è una cosa che dobbiamo per forza di cose ricordarci, quindi piedi ben ancorati a terra, non abbiamo ancora fatto niente, ma la Juve sta facendo un percorso di un certo tipo, perché la classifica parla chiaro e la Juventus ancora una volta dimostra di stare lì meritatamente. Questa settimana sarà molto importante perché poi nel fine settimana la Juventus avrà la possibilità di allungare effettivamente sull'Inter per la prima volta in stagione perché l'Inter sarà impegnata in un'altra competizione, la Supercoppa italiana. Quindi per la Juve è fondamentale la vittoria di stasera, sarà fondamentale la partita con il Lecce. Ancora una volta si gioca con il Lecce dopo aver giocato con il Sassuolo come all'andata, ma stavolta il Sassuolo è stato domato e se all'andata la Juve perde con 2 gol di scarto, il ritorno vince con 3 gol di scarto. Una partita tutta nel segno di Dusan Vlahovic. Non prendiamoci in giro. E Dusan Vlahovic si sta togliendo anche le sue soddisfazioni personali perché questa sera mi pare che abbia toccato quota 9 gol in campionato e sta iniziando a macinare i numeri d'attaccante della Juventus. Nelle ultime partite stiamo assistendo ad un Vlahovic sicuramente differente rispetto a quello che abbiamo visto in mezzo al campionato perché Vlahovic era partito bene, poi c'era stato quel periodo di appannamento, tanti problemi fisici e un Vlahovic nervoso, spesso e volentieri lo vedevamo, non era un giocatore sereno e tranquillo. Anche se i numeri parlano chiaro e dicevano che anche all'interno del suo momento difficile i palloni gli continuavano ad arrivare, quindi sicuramente lui stava attraversando un momento di flessione. Io ho sempre detto, Vlahovic è un giocatore umorale e quando non sta bene di testa non fornisce prestazioni. Ecco, ora di testa sta non bene di più e i 2 gol di stasera sono dei veri e propri capolavori da standing ovation. Mi sono limitato ad applaudire, ma sono applausi veramente sinceri, sono applausi che mi fanno emozionare perché oggi ha fatto 2 capolavori, 2 prodezze balistiche dalla distanza, entrambi da fuori area, uno su calcio da fermo, su punizione che va a baciare anche la traversa, l'altro invece da fuori area a sua azione, bravo anche intelligente Vlahovic a non buttarsi dentro ma a cercare di rimanere al limite dell'area per ricevere quel pallone.
e la Juventus si porta sul 2-0. Un primo tempo che, devo dire la verità, non mi era dispiaciuto. Secondo me nel primo tempo la Juventus l'aveva giocato abbastanza bene, c'era stato un buon primo tempo giocato da parte della Juve. Nel secondo invece non siamo entrati in campo. Il secondo tempo è stato qualcosa di rischioso. Ecco, io credo che il termine rischioso sia quello più appropriato, per quello che prima dicevo, non una gran partita nel complesso per la Juve, ma si è vinto 3-0 e quindi per forza di cose mettiamo in primo piano i tre punti e i tre gol di scarto, e se vogliamo anche tre gol che arrivano dagli attaccanti, perché questa è sempre un po' una tematica in casa Juve. Questa sera invece la Juventus ha trovato il gol anche con gli attaccanti, non sulla mischia, non con un calcio d'angolo, non con un cross, quindi stasera ci sono assolutamente delle note positive che vanno anche un pochettino a discostarsi da quelli che sono gli standard magari della Juventus. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, e se all'andata l'evento che aveva cambiato la partita oltre all'autogol di Gatti era stato quell'infortunio di Szczęsny, ecco, io penso che questa sera Szczęsny abbia risposto con decisione a quella brutta papera dell'andata. Stasera Szczęsny ha fatto una parata, anzi un paio di parate, una sicuramente molto molto bella, l'altra sulla Orienté, sempre comunque non facilissima ma meno impattante, ma quella in cui viene deviata da Danilo, quella signora parata con un contropiede subito dalla Juventus anche in maniera abbastanza ballerina, per usare sempre un termine di Allegri di ieri, con Berardi che riesce a tirare una cannonata. E lì secondo me c'è il vero what if della partita, perché la Juve, se in quel momento lì prende gol e il Sassuolo riesce a riaprire, andare sul 2-1 con l'inerzia che si era spostata sui neroverdi, diventa un bel rischio. E quindi io credo che quella giocata lì, difensiva di Szczęsny, quella parata lì, sia stata la parata che ha messo al sicuro la partita e che ha permesso alla Juventus di rimanere con il vantaggio di due gol senza bisogno di aver paura di dover subire un brutto quarto d'ora, 20 minuti finali. E poi la Juve riesce a sfruttare quell'imprecisione del Sassuolo in fase di impostazione, una roba brutta. Il terzo gol della Juventus è un gol intelligente della Juve, una roba brutta del Sassuolo, perché tra il gol che prende Consigli e tra la palla che regalano i giocatori del Sassuolo, molto molto brava la Juventus a capitalizzare al massimo. E ancora una volta bravo Locatelli, perché come l'altro giorno aveva servito quell'assist a Milik, stasera lo serve a Chiesa, che torna al gol, e questa è una bellissima notizia per quanto mi riguarda, perché negli ultimi tempi abbiamo parlato tanto tantissimo di Yildiz, di Vlahovic, di Milik, e poco di Chiesa, che insieme a Kane è l'altro attaccante che era rimasto un pochettino a secco nelle ultime gare. La Juventus deve per forza di cose ripartire anche da Federico Chiesa. Ieri Allegri è stato chiaro, se non chiarissimo, il tridente in questo momento no, Chiesa e Yildiz sono un'alternativa all'altro, e bisognava ritrovare anche il miglior Federico Chiesa, che aveva quel ginocchio lì che lo ha fatto un po' troppo arrabbiare nelle ultime partite. Ma Chiesa era e rimane un giocatore imprescindibile per la Juve, che ora può finalmente godersi anche i gol degli attaccanti, ed è una cosa super positiva. Dalla tripletta di Milik alla doppietta di Vlahovic ai gol di Yildiz e di Chiesa, la Juventus sta finalmente mostrando anche le qualità di quei giocatori davanti. Io che da sempre sono fan di questa teoria, cioè che la Juventus come attacco, come reparto offensivo di un attacco a due in Italia non ha rivali al miglior reparto offensivo, finalmente sta iniziando a dimostrarmi che non sono un folle, non sono un matto a dire questa cosa, ma che magari probabilmente un fondo di verità all'interno di tutto questo c'è. Per finire voglio farvi una domanda, voglio chiedervi se secondo voi questa possibilità di andare in vantaggio, perché ora tutto è nelle nostre mani, nei confronti dell'Inter, perché l'Inter non giocherà questo fine settimana, può essere qualcosa di positivo? Ovviamente lo sarà, lo potrebbe essere, lo può essere, ma se secondo voi può essere positivo proprio dal punto di vista mentale, motivazionale, secondo voi l'Inter come andrebbe a viverla una roba di questo tipo? Come andrebbe a rispondere poi sul campo? Perché non dimentichiamoci che quello scudetto del Milan proprio nei confronti dell'Inter di Simone Inzaghi nasce da quel recupero a Bologna. Ora io non so se poi Inzaghi andrebbe a fare del turnover, non lo so, non ho idea come magari è accaduto in quella volta lì, in quell'occasione lì, però sicuramente l'Inter, nell'unico precedente vero e proprio di questo tipo,
ci ha dimostrato una roba, e dato che comunque lo scontro diretto che si giocherà a San Siro in una cornice secondo me bollente, rovente, caldissima, si sta avvicinando, se la Juventus ci arriva davvero e riesce a dare continuità di rendimento ulteriore a questa splendida striscia che sta portando avanti, probabilmente poi l'Inter potrebbe iniziare ad accusare una pressione psicologica che secondo me in questo momento fa un po' fatica a gestire. Poi questa è la mia opinione, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, vi aspetto. Il 2024 sembra l'anno del lungo muso, speriamo che possa continuare così, perché poi alla fine di queste serate, anche se ci sono alcune cose che magari dobbiamo sistemare, ci sono delle cose che diciamo sì, non è stata la partita perfetta, la sensazione che c'è nel vincere con 2, 3, 4 gol di scarto, devo dire la verità, è sempre qualcosa di meraviglioso. Fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Un bacione, noi ci vediamo domani mattina con il solito video delle ore 7. Ciao belli. Ah no, ciao belli niente. Ciao belli niente. 1000 like per ogni gol. Anche questa sera. Però io queste cose devo dire al mister, perché se le dico alla fine perdono di efficacia. Fatemi sapere. Ciao.